Bene, benvenuti a tutti. Grazie di essere qui presenti. Sta ancora arrivando qualcuno, ma i miei saluti saranno velocissimi per cercare di non passare tutta la giornata qua. Sono molto contento per la partecipazione. Ricordiamoci che qui presenti oggi è la parte migliore di Rimini, la parte più preziosa. E quindi cercheremo in ogni modo di promuovere tutte le attività, le azioni, le idee che insieme alla di Rimini, adesso va anche via il microfono, ecco, porteremo avanti, Provo a venire qua, magari. Oddio, aspetta. ecco, perché lo stabile del comune è in mano alle politiche giovanili, che non dipendono da me, quindi posso lamentare della situazione tecnico, fate arrivare la lamentela a chi di dovere, che devo dire delle politiche giovanili. Allora, io appena arrivato in comune, la prima azione è stata quella di produrre un regolamento per la coprogettazione, coprogrammazione. Con il terzo settore, con la comunità del nostro territorio, perché è un passaggio che, in particolare nel nostro territorio, dove il terzo settore è ricco, è maturo, ha una capacità di esecuzione, di programmazione, di livello importante, è diventato come dire, un pezzo con cui si amministra, una parte importante con cui si amministra la nostra città. E questo quindi è merito vostro, è merito della storia di questo territorio, che è un'eccellenza in questo senso a livello nazionale. E di questo noi ne siamo consapevoli e credo anche voi. Questo percorso che cominciamo, che ricominciamo oggi, non è perfetto, sarà sicuramente migliorabile. Non è semplice mettere insieme un percorso, no, che è quello di una visione unitaria del nostro territorio e i progetti di ogni piccola parte, di ogni associazione cooperativa che ne fa parte, ma anche delle istituzioni, delle diverse istituzioni. E anche qui vedete questi bellissimi roll-up, dove c'è il comune di Rimini, c'è il comune di Bellaregio Marina, non so se la rappresentante è qui, l'assessora. Abbiamo dei rappresentanti del comune di Bellaria, invece c'è la rappresentante dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia, perché l'ho vista, l'assessora Vannoni. Vannoni. Dov'è? Alzi la mano, si palesi, sarà al bar a prendere un caffè. Abbiamo questa occasione dove qui di fianco è andata a spostare la macchina, mi dicono, dell'azienda sanitaria. Di tutti gli uffici del comune che sono qui presenti con diversi rappresentanti e con due dirigenti qui di fianco a me, e chiaramente di tutte le parti sociali. Abbiamo anche il direttore di Volontà Romagna, e quindi diciamo che gli ingredienti per fare un buon lavoro ci sono tutti, c'è la volontà di percorrere questo processo di coprogrammazione, coprogettazione nel migliore dei modi. E, detto questo, io non mi dilungherò oltre, anche se le cose da dire sarebbero tante, dico solo che salutiamo Elena che è arrivata dall'Unione dei Comuni della Valmarecchia, che insieme al Comune di Rimini e insieme a Bellaria compongono tutto il distretto di Rimini, mi indicano qualcun altro, ma basta, sapete qui, manca la nostra collega di Bellari, che spero arriverà. A breve partiranno, sono già partiti alcuni progetti che me li voglio solo nominare, perché in qualche maniera intersecheranno il lavoro che stiamo facendo qui oggi, magari saranno maturi l'anno prossimo. Però volevo solamente citarvi il piano di inclusione del Comune di Rimini, questo piano
che mette a lavorare insieme diverse parti dell'amministrazione, quindi diversi assessorati, con l'obiettivo dell'inclusione sociale e con l'obiettivo di far partecipare a questo percorso anche pezzi di città che oggi non collaborano con noi in questo importantissimo lavoro che ci accingiamo a fare, e l'altro progetto invece distrettuale, forte per distretto, del contrasto alle disuguaglianze di salute, che è un altro percorso più sanitario, ma che oramai coinvolge anche tutte le azioni sociali che noi andiamo a vedere nel nostro prossimo futuro. Quindi, detto questo, io vi ringrazio ancora di essere qui, vi porto saluti anche del sindaco e di tutta l'amministrazione e passo la parola a Fabio Mazzotti. Grazie. Allora, giusto il tempo di dare un'inquadrata al lavoro che comincia oggi e che si sviluppa già, che si articola già in due momenti, in due fasi, una sessione in plenaria che è questa ed altre su cinque tavoli che si riuniranno di qui a breve per fare un lavoro che poi andremo a spiegare. Ma non è nient'altro che quello che accadeva fino a pochi anni fa, prima della pandemia. Allora, in buona sostanza, noi siamo al quinto anno, quindi questo è il piano attuativo annuale di un piano di zona triennale che nel frattempo è diventato quinquennale, okay? Perché il piano di zona, che per sua natura ha durata triennale e poi ha appunto è articolato in piani attuativi annuali, ha raggiunto anche in questa tornata amministrativa, ha raggiunto il quinto anno, quindi siamo ben oltre la sua scadenza naturale. Questo perché? Perché il piano di zona distrettuale riprende gli obiettivi e i temi del piano sociosanitario regionale. Quindi c'è una sorta di generazione cascata degli obiettivi del piano sociosanitario regionale che vengono declinati a livello territorio di distretto attraverso il piano di zona. E in mancanza di un nuovo piano sociosanitario regionale, ovviamente noi non possiamo lanciare il nuovo piano di zona, quindi siamo in continuità con una programmazione che ormai ha 5 anni. Però è anche vero che noi l'anno scorso abbiamo fatto un'operazione innovativa che non è contemplata dentro il sistema di governance regionale, che è quello di avere definito attraverso dei tavoli di coprogrammazione, al quale noi due hanno partecipato, degli obiettivi distrettuali che hanno comunque un carattere strategico, okay, e che aggiornano di fatto gli obiettivi dell'originale piano zona. Quindi siamo mossi al di fuori della scia regionale in mancanza del piano sociosanitario regionale, ma abbiamo fatto questa operazione di aggiornamento degli obiettivi. E dico questo anche perché noi, anche per quest'anno, quindi il Comitato Distretto ha deliberato che quegli obiettivi che sono esitati dai tavoli di coprogrammazione che si è svolto lo scorso anno continuano ad essere i riferimenti della progettazione annuale di quest'anno. Okay? Quindi, in buona sostanza, oltre agli obiettivi del piano di zona risalente a 5 anni fa, ci sono questi obiettivi più aggiornati che nelle vostre progettazioni dovrebbero essere tenuti quanto più possibile in considerazione. Okay? Adesso li andiamo a vedere rapidamente, anche perché, ripeto, molti sono già conosciuti, sono obiettivi obiettivamente sono scaturiti dai tavoli, quindi non è, diciamo così, non sono scelte unidirezionali dell'amministrazione o del comitato di distretto o dei comuni, sono il risultato di un confronto che spesso addirittura registrano delle proposte dei soggetti del terzo settore, quindi
voglio dire, credo che da questo punto di vista il metodo partecipativo sia stato ampiamente onorato. Per esempio, adesso io non sto a leggere tutti, sono 15, si potrebbe anche fare teoricamente, però voglio dire, forse ci potrebbe ripiegare troppo tempo, però per dare un'idea, sull'area minore abbiamo promuovere l'alfabetizzazione emotiva per imparare a gestire le emozioni. Quindi quanto è importante questo tipo di obiettivo che noi abbiamo, cioè che è stato canonizzato nel tavolo sui minori ed è un obiettivo sicuramente importante. Contrastare, un altro obiettivo è contrastare la povertà emotiva, e un altro è sperimentare percorsi interventi di autonomia a supporto dei caregivers. Sapete cosa sono i caregivers? Diciamo così, quel fenomeno secondo cui i minori che sono stati ospitati in struttura, quando raggiungono la maggiore età, si trovano in una condizione di assenza di supporti, okay? Quindi è assolutamente necessario intraprendere delle azioni di sostegno. Tra l'altro questo è anche un obiettivo del piano sociale nazionale. Adesso non sto a leggerli tutti, era solo per dare un esempio di quanto questi obiettivi in realtà hanno un certo grado di strategicità, sono obiettivi evoluti, sono obiettivi che riflettono ancora una volta la maturità della riflessione che è stata condotta a livello distrettuale. A questi obiettivi, quindi che sono questi 15 obiettivi, da assumere come riferimento, il Comitato Distretto ha aggiunto anche gli obiettivi del piano distrettuale di contrasto alle diseguaglianze di salute, che è quello di cui parlava prima l'assessore. Qui il discorso è un filo più complicato, ovviamente non è questa l'occasione per entrare dentro tutti i meandri di questa complicata operazione che stiamo mettendo giù. Esatto, il 25 maggio ci sarà una presentazione, è la data di avvio del progetto, una presentazione pubblica, e è un progetto che impegnerà diversi anni, di grandissima, un carattere innovativo fortissimo, perché ha lo scopo di riconsiderare globalmente e radicalmente le politiche di salute, portandole fuori il più possibile dal recinto sanitario. Okay. Il regolamento è quello del decreto ministeriale 77, che dice sostanzialmente che se vogliamo fare delle politiche della salute decenti dobbiamo smettere di avere l'ospedale come riferimento essenziale. Okay. E quindi gli obiettivi, ci sono già dei progetti, dopo magari qualcosa diremo, ci sono già dei progetti in atto nel nostro territorio che effettivamente, come devo dire, declinano questa impostazione e questo movimento di fondo. L'articolazione gli obiettivi che persegue quindi questo piano distrettuale di contrasto alle disuguaglianze di salute sono incidere sui determinanti di salute mediante azioni di promozione e prevenzione. Ovvio che un approccio innovativo ai temi della salute implica inevitabilmente dare valore alle iniziative e progetti di prevenzione e promozione, che non sono quella cosa stupida che abbiamo imparato a conoscere negli anni, in cui genericamente si diceva non bisogna fumare, non bisogna bere, è purtroppo un discorso molto più serio e complicato, che passa attraverso il coinvolgimento delle comunità, passa attraverso l'aumento, delle consapevolezze nelle persone, e attraverso interventi molto mirati, okay? Quindi non genericamente, no? Di contrasto ad alcune cattive abitudini, eccetera. Quindi voglio dire, si tratta di un percorso che ha degli elementi di complicazione importanti, voglio dire che non è assolutamente scontato che alla fine dia degli esiti assolutamente positivi, però è assolutamente da intraprendere, perché a mio modo di vedere non c'è altra possibilità che intraprendere questo percorso.
rendere efficace, un altro obiettivo, la gestione a domicilio delle persone affette da malattie croniche attraverso interventi di carattere sanitario ma anche sociale. Oggi noi dal punto di vista sociale non facciamo quasi niente per i pazienti affetti da malattie croniche, okay? Non c'è un coordinamento effettivo, ma non solo da nessuna parte, parliamoci chiaro, cioè nel senso non ci sono dei dispositivi, dei momenti di coordinamento, di raccordo, degli interventi a domicilio per le persone con malattie croniche. Tutto questo invece è ovviamente è qualcosa che deve essere organizzato, che deve essere pensato, che deve essere allestito. Okay? Un altro obiettivo è mettere al centro le risorse di comunità per ridurre le disuguaglianze di opportunità. Adesso mi intrattengo poco su questo perché questo è un tema molto concettuoso, ma secondo il mio modo di vedere anche decisivo. L'importanza fondamentale che la comunità si attivi, okay, attorno a questo tipo di obiettivi. E per ultimo, che in realtà sarebbe il primo obiettivo, è favorire lo sviluppo dell'organizzazione istituzionale, quindi il complesso dei servizi e delle prestazioni che istituzionalmente l'azienda sanitaria e il comune erogano, in chiave di primary health care. Che vuol dire? Passiamo da un approccio ospedale-centrico, okay, in cui che è tutto organizzato attorno all'idea delle malattie e delle patologie acute, invece ad un approccio basato sulle cure primarie, quindi territoriale, quindi sanità del territorio, sanità di prossimità e quindi anche valorizzazione di, ad esempio, di tutti i luoghi di comunità nei quali le persone vivono delle relazioni significative e in quanto tali, voglio dire, riescono a dare pienezza di significato alla loro esistenza, perché secondo la nuova definizione, le definizioni più aggiornate date dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, salute non è l'assenza di malattia, ma è quella condizione che ti consente di avere il controllo più possibile ampio della tua vita e di avere una vita significativa. Okay, questo è il concetto, dove significativo si porta dietro il tema delle relazioni, tutte cose che appaiono abbastanza astratte, eccetera, eccetera, che però in realtà bisogna cominciare a farci conti, perché sicuramente il vecchio modello di sanità è un modello che abbiamo visto che non è più proponibile nei decenni a venire. Torniamo a bomba ai criteri di valutazione dei progetti, perché noi come tutti gli anni, come dire, abbiamo dato un termine e una modalità per consentire a voi, quindi a tutti i soggetti del terzo settore, di avanzare delle proposte progettuali che hanno la doppia caratteristica, se vi ricordate, o di essere progetti già definiti e per i quali si chiede l'inserimento dentro il piano attuativo annuale e anche il relativo finanziamento in quota, ok? E questa è la modalità, diciamo così, più basica, ma da qualche anno abbiamo anche introdotto la possibilità di non presentare un progetto già definito, articolato, con le richieste di finanziamento precise, eccetera, ma di presentare delle idee progettuali, cioè qualcosa che non ha le caratteristiche di definizione, degli aspetti specifici di declinazione operativa che un progetto richiederebbe per essere valutato e ammesso a finanziamento, che però cioè, rappresenta, come devo dire, un'indicazione che il comitato di distretto può o meno raccogliere, no? Finanziare con delle risorse che riterrà opportune e poi successivamente attivare un'istruttoria pubblica per selezionare il soggetto gestore per definire la progettazione di dettaglio. Okay, queste due modalità, scusate, io ripeto queste cose perché comunque se no c'è sempre il rischio di incorrere in equivoci. I criteri di valutazione sono quelli che conoscete da tempo, quindi c'è un concetto di qualità generale del progetto, un criterio di qualità generale del progetto che si declina in rispondenza agli obiettivi strategici, prima, ok, e poi dopo voi troverete pubblicato dappertutto questa roba qua, gli obiettivi, la sostenibilità tecnica, organizzativa ed economica, perché è inutile presentare dei progetti che poi alla fine sono velleitari e non stanno dentro dei razionali economici ragionevoli, ok, organizzativi,
E un altro elemento che definisce la qualità generale del progetto è la capacitazione delle persone. Non sto a ripetere il discorso della capacitazione perché ho fatto fare un miliardo di volte, è diventata la nostra la religione, e in quanto tale, cioè questo mi esempio da doverlo rifare tutto il discorso della capacitazione. E c'è sempre anche l'aspetto che avevamo già indicato negli ultimi anni delle modalità di comunicazione della cittadinanza. Cioè, un discorso che anche questo non nuovo, noi abbiamo bisogno che la progettazione che voi andate a fare abbia, sia comunicata anche, cioè che ci sia un'attenzione all'elemento comunicativo, perché quando si parla di servizi, di interventi pubblici, la comunicazione è spesso più importante dei contenuti stessi delle azioni che si vanno a fare, perché è importante che la comunità complessivamente sappia che nel proprio territorio ci sono questi progetti, questi servizi, questo tipo di attenzione, perché molto spesso, ad esempio, i servizi, la mera consapevolezza che sul territorio ci sono dei servizi di carattere sociale, socio-sanitario, socio-educativo, eccetera, eccetera, è un elemento di rassicurazione, un elemento di fiducia. Quindi voglio dire, di fatto, è necessario che l'elemento comunicazione, che è al resto della comunità, che magari non è coinvolto direttamente, non solo gli utenti diretti del servizio, ma neanche quelli indiretti, però è importante che anche il resto della comunità conosca che esistono questo tipo di esperienze, che si fanno questo tipo di investimenti, no, di tipo organizzativo, finanziario, eccetera. E un altro punto essenziale, che questo è un criterio che sfocia quasi nel requisito, è il rapporto con i servizi territoriali. Lo dico brevemente. Se uno vuole fare un progetto nelle scuole, prima delle scuole bisogna che ci sia stato, bisogna che si sia messo d'accordo con i dirigenti scolastici delle scuole, bisogna chi abbia coinvolto nella formulazione del progetto i dirigenti scolastici delle scuole, bisogna che ci sia la loro firma sul progetto. Non esiste, no, operazione a contrario. Cioè, uno viene qui, ci può finanziare il progetto da noi, magari per noi è bellissimo, poi va nelle scuole e poi, come ha già detto, di sviluppare questa progettazione qua, noi magari avevamo tutte altre esigenze. E di tutto, siccome è già capitato questo tempo fa, è un'esperienza che non vogliamo fare, per cui è necessario il rapporto con i servizi territoriali, un raccordo preventivo. Lo stesso discorso, non è che vale solo per le scuole, parliamoci chiaro, vale anche, cioè, se uno fa un progetto su caregiver, che è quella cosa che dicevo prima, bisogna che si metta d'accordo con il servizio di tutela minore nostro, perché voglio dire, se non c'è questo raccordo preventivo, la progettazione non ha il requisito minimo per poter essere esaminata. Non so se sono stato chiaro, spero di sì. La mobilitazione di risorse proprie, altro criterio. Noi, questo è un requisito previsto anche dal famoso decreto ministeriale di 2 anni fa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Cioè, attraverso le istruttorie pubbliche, e questa è un'istruttoria pubblica, questa che stiamo facendo adesso è un'istruttoria pubblica, è già un'istruttoria pubblica di suo. Attraverso le istruttorie pubbliche, il pubblico, l'amministrazione pubblica finanzia, cofinanzia, no, dei progetti sociali gestiti e coprogettati dal terzo settore. Però è importante che ci sia anche una mobilitazione di risorse proprie dal terzo settore, cioè che la copertura dei costi da parte della pubblica amministrazione non sia totale, ok? Cioè, allora, ci sono dei casi particolari sui quali adesso non mi intrattengo perché andrebbe via troppo tempo, che sono particolarissimi, che abbiamo, cioè se è necessario poi li spieghiamo, non c'è nessuna difficoltà, però di massima la regola è che ci deve essere una mobilizzazione di risorse proprie, okay? che non tutti i costi nel senso più ampio del termine, no? Cioè anche i costi figurativi, non solo i costi che determinano scambi monetari con terze economie, ma anche i costi che non hanno manifestazione numeraria, manifestazione monetaria, e cioè vuol dire anche, cioè, quindi l'apporto può essere anche di questo tipo di risorse, no? E sopportare questo tipo di costi, però ci deve essere una componente di costo non a carico del finanziamento pubblico. E l'ultimo criterio è l'attitudine degli interventi proposti a promuovere l'attivazione delle risorse personali, familiari e comunitarie senza sostituirsi ad esse. Okay? Noi questo è da tempo, perché d'altra parte il discorso sulle capabilità, sulla capacitazione ruota attorno a questo tema, quindi non è nient'altro che una riaffermazione del concetto della capacitazione. Che vuol dire? Noi dividiamo gli interventi in due tipi.
quelli di tipo assistenziale, ok? Che servono anche quelli sicuramente, spesso sono canonizzati da norme, eccetera, eccetera, e quelli di tipo capacitante. Quelli di tipo capacitante hanno la caratteristica differente di quelli assistenziali di presupporre che la famiglia, l'individuo, quella porzione di comunità ha delle risorse proprie che aspettano di essere mobilitate, cioè ha delle risorse in quel momento non attive, okay, che però possono essere attivate. Quindi l'intervento pubblico nostro ha la funzione cosiddetta di fattore di conversione, cioè converto delle risorse inerti in risorse effettivamente attivate. C'è una differenza evidentissima con un approccio assistenziale ed è ovvio che proponiamo come distretto ovviamente la seconda delle alternative. Ecco qua, io qui avrei anche delle slide, penso che siano lontanissime, che sia come guardare in una caverna platonica e non so quanto dal fondo si riesce a vederla. Niente, allora guardate, io faccio prestissimo questa parte qui, la tratto rapidissimamente. Ecco, riguarda, ecco, questi, magari mi soffermo un attimo su questa tavola perché c'è qualcuno che magari ha seguito il dibattito degli ultimi anni, cioè noi siamo uno di quei distretti sociosanitari. Questa tavola fa vedere in rosa le entrate dei fondi per la non autosufficienza, dei diversi fondi per la non autosufficienza, che è il capitolo più grosso del bilancio del distretto. Okay, noi spendiamo per la non autosufficienza complessivamente oltre 30 milioni l'anno. Invece la linea blu definisce l'andamento della spesa. Si vede che noi negli anni della pandemia, a differenza di altri territori, abbiamo avuto una riduzione importantissima della spesa, perché noi in termini relativi abbiamo meno strutture per anziani e avevamo più servizi invece per la domiciliarietà. Quindi partivamo da una sorta di, come devo dire, di divario a vantaggio insomma, delle entrate, quindi avevamo dei cosiddetti residui sul fondo per la non autosufficienza, però nel tempo, pur essendoci stato un aumento delle risorse per la non autosufficienza, l'aumento delle spese è stato più che proporzionale, quindi oggi noi viaggiamo verso un pareggio assoluto sostanzialmente. Ecco, poi abbiamo i numeri della programmazione locale annuale. Beatrice, si vede? Buon pomeriggio a tutti. Allora, la Regione della Romagna ha comunicato, diciamo, le macro risorse di livello regionale che ha destinato, non si vede più. So cosa faccio? Niente. La responsabilità è solo la tua. Io ho un brutto rapporto con la strumentazione informatica. Vedi? Allora, la Regione Emilia Romagna ha assegnato, diciamo, le risorse del fondo sociale locale a livello regionale, quindi diciamo stanziato le risorse sul bilancio, ma ad oggi ancora non ha dato un riparto preciso sui territori, che di solito lo fa sulla base popolazionale. Però andando a guardare, diciamo, le macro voci di cui si compongono tutte le risorse del fondo sociale locale, possiamo stimare più o meno una riduzione del 3% delle risorse che sono sul territorio a un impatto assolutamente sostenibile. Per quanto riguarda le risorse del fondo sociale regionale, dovrebbe arrivare sul nostro distretto circa 770.000 euro. Di queste risorse c'è una libertà appunto di programmazione sulle diverse aree, quindi sulla povertà, dell'immigrazione, dei minori, mentre la parte delle risorse del Fondo Sociale Nazionale dovrebbe rimanere invariata, perché lo Stato appunto ha lasciato invariate le risorse e queste sono tutte destinate invece all'area della tutela minori. Complessivamente anche quest'anno comunque andremo a superare i 2 milioni di euro di risorse assegnate al fondo sociale locale.
Di questi 1.180.000 euro sono destinati a progetti e servizi dell'area tutela minori. La differenza, gli altri circa 100.000 euro, sono destinati al finanziamento del personale. Oltre a queste risorse, diciamo, generali, vi è un fondo specifico, quello destinato al sostegno dei centri per le famiglie, che sono appunto dei centri destinati a erogare servizi e interventi a supporto delle responsabilità genitoriali. Complessivamente sul nostro distretto sono state assegnate, questo qui è già stato assegnato con il provvedimento regionale, oltre 75.000 euro, di cui 38.000 per il centro per le famiglie del Comune di Rimini e 37.500 per il centro per le famiglie dell'Unione di Comuni, a cui afferisce dall'anno scorso anche quello dei Comuni dell'area. Oltre a queste risorse regionali, 4.700.000 euro sono le risorse che i comuni destinano a tutti gli interventi e i servizi a favore dei minori, quindi sia diciamo, a supporto della genitorialità che per interventi appunto di minori che si trovano in situazioni di difficoltà, di criticità o di abbandono e quant'altro. Quindi diciamo che complessivamente tra la parte di risorse regionali e la parte di risorse che i comuni investono su questi interventi, a livello distrettuale abbiamo una spesa che sfiora quasi 6 milioni di euro complessivi. Ecco, qui vi faccio vedere un po' le progettazioni che riguardano la tutela minore, che il distretto ha già deliberato anche su quest'anno. Sono tutte progettazioni in continuità, appunto, negli ultimi, direi anche quasi 10 anni. Abbiamo la casa delle emergenze, che costa sul nostro distretto 216.000 euro. Abbiamo diversi fondi destinati appunto all'inserimento in struttura di minori e per quelli che vengono appunto allontanati per la prima volta dal nucleo familiare e per tutti gli altri inserimenti appunto di minori che avvengono appunto nel corso d'anno in continuità con gli anni passati, sono circa 340.000 euro complessivi. Poi abbiamo degli interventi che riguardano il sostegno domiciliare di quei minori che non possono frequentare la scuola, ma per non perdere l'anno scolastico devono diciamo, svolgere l'attività scolastica. Il progetto Gioco Studio con te, per cui un insegnante si reca a casa del bambino segnalato e fa proprio lezione, abbiamo qui 20.000 euro. Abbiamo delle progettazioni che riguardano l'affido e l'adozione rispettivamente per 17.500 e 9.500 euro. Abbiamo un progetto distrettuale di supporto educativo a contrasto della disregolazione emotiva per tutti quei bimbi che hanno dei disturbi del comportamento ma che non sono certificati. Con questo progetto un educatore scolastico viene assegnato al gruppo classe al fine appunto di integrare, gestire appunto il rapporto all'interno della classe con questi bimbi. Abbiamo appunto l'altro fondo sempre destinato ai minori in struttura e poi a fine 2022 abbiamo avviato una struttura pubblica che si è conclusa appunto all'inizio del 2023, con il quale abbiamo finanziato per la prima volta dei percorsi destinati appunto a minori inseriti in struttura e che tornano un po' anche in tema dei caregivers, quindi sono minori che hanno appunto delle particolari criticità appunto legate anche al comportamento, alla devianza, che sono prossimi anche alla maggiore età, per i quali appunto invece che collocarli semplicemente in una struttura, in collaborazione appunto col terzo settore, abbiamo individuato appunto dei percorsi di accompagnamento anche alla maggiore età per aiutarli appunto a superare la situazione di difficoltà e di criticità. E se volete vi faccio vedere anche delle altre slide che riguardano invece nel dettaglio le risorse. Velocemente, tutte queste slide appunto poi le mettiamo sul sito del comune, quindi le potrete tranquillamente scaricare e visionare. Allora, nella prima appunto, come
precisavo, si tratta appunto della ripartizione del Fondo Sociale Locale in due macro fondi, uno regionale e uno statale. E lo Stato già assegna delle percentuali di riparto tra i vari macro interventi, che sono comunque flessibili, non sono vincolati. Come vi dicevo, appunto, abbiamo una riduzione stimata di circa il 3% sul 2023. Con le risorse regionali finanziamo soltanto un unico progetto distrettuale per circa 30.000 euro, che è appunto l'ufficio di piano distrettuale, che è un ufficio amministrativo di supporto al comitato di distretto. Poi abbiamo appunto questi progetti sull'area minore che vi ho illustrato. Abbiamo degli altri progetti, diciamo sempre finanziati con la quota del fondo statale, rivolti appunto sempre alle famiglie, ma che diciamo impattano più direttamente sui nuclei. Abbiamo il bando per l'erogazione di contributi alle famiglie numerose, le attività pomeridiane per utenti che sono in carico al CSM, l'emporio solidale e la mensa della Caritas, che erano appunto pasti alle persone in difficoltà, mentre le risorse complessive programmabili per il 2023 sono 270.000 euro circa. Abbiamo poi tutta una serie di fondi, come dicevo prima, specifici e finalizzati. Abbiamo i contributi appunto per i centri per le famiglie, che sono aumentati appunto su questa annualità per delle destinazioni specifiche fatte a livello nazionale col fondo famiglia. Abbiamo un contributo in continuità con il 2022 destinato ai comuni sede di carcere, e anche qui la quota è rimasta sostanzialmente invariata. Abbiamo il fondo sulla mobilità sociale, appunto per la tariffazione agevolata delle fasce più fragili della popolazione per l'utilizzo del trasporto pubblico locale. Abbiamo un fondo crisi causa Covid, che dal Covid appunto è stato erogato negli ultimi tre anni, anche in questo caso con un vincolo specifico destinato alle famiglie. Quest'anno hanno riassegnato il fondo per il contrasto alla povertà minorile, che è rimasto invariato rispetto all'anno scorso e cuba circa 52.000 euro. Poi, a seguito appunto dell'approvazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, sono stati istituiti anche due nuovi fondi finalizzati dall'anno scorso: uno è destinato alla supervisione degli operatori sociali, quindi dei percorsi di formazione e di supervisione per gli assistenti sociali dei servizi, e il fondo finalizzato è destinato alle dimissioni protette degli utenti che vengono dimessi dagli ospedali. E anche in questo caso il fondo è di 30.000 euro, in continuità con quanto già assegnato nel 2022. E infine abbiamo le risorse appunto del 2023 per quanto riguarda la autosufficienza, che dovrebbero essere all'incirca in continuità con quelle del 2022, ma ad oggi abbiamo soltanto una quota di fondi nazionali già definiti e dei fondi appunto finalizzati, mentre ancora la Regione Emilia Romagna non ha definito l'importo, insomma, che verrà destinato ai territori. Tutto questo lo metteremo sul sito. Io non so come avete pensato.